Le criticità del pronto soccorso e di quello Covid sono state discusse nel corso della seduta del 24 gennaio della 6a Commissione Consiliare Sanità. Dall'emergenza sanitaria attuale ai numerosi utenti che arrivano nel presidio nisseno anche dai territori limitrofi, dai tempi di attesa e carenza di organico ai servizi igienici. Una riunione svolta sempre in modalità online che ha permesso di affrontare le problematiche, qualcuno in particolare su segnalazioni di alcuni cittadini, ottenendo risposte e chiarimenti direttamente dal direttore del presidio ospedaliero Sant'Elia Benedetto Trobia, dal direttore facente funzioni dell'unità operativa di medicina e chirurgia d'accettazione urgenza Salvatore Amico e dal coordinatore infermieristico facente funzioni Salvatore Macaluso. Abbiamo sicuramente udito queste professionalità perché i problemi ci sono ed è inutile nasconderlo, così come hanno anch'essi detto. La problematica maggiore che ha evidenziato il dottore Amico è stata quella della carenza endemica di personale. È una carenza che comunque la dirigenza dell'ASPE ha tentato di risolvere, implementando le figure infermieristiche osse anche di medici attraverso dei bandi e delle procedure molto spesso a volte di urgenza. Nonostante ciò, però, il problema continua ad esistere perché è un problema che c'è a livello regionale ma anche a livello nazionale, in quanto le figure sanitarie e i medici mancano da tanto tempo. Molti cittadini, lo ha detto anche il dottore Amico, che ha evidenziato che tra il 40 e il 50% delle persone che si recano al pronto soccorso potrebbero trovare cura anche dalla medicina di base o anche attraverso altre forme di sostegno. E si recano appunto tantissime persone al pronto soccorso e potrebbero invece non andare lì. A questo punto è necessario sicuramente un dibattito, una discussione rispetto alla medicina di base, che dovrebbe anche sopperire e informare sempre di più i propri pazienti a recarsi al pronto soccorso solo e soltanto quando ce n'è veramente bisogno. Dunque, i problemi, abbiamo detto, sono tanti, dai servizi igienici mancanti, le persone lamentano il fatto che siano pochi, ci hanno detto invece i medici che i servizi esistono, ce n'è uno all'entrata, ce ne sono altri quattro dentro il pronto soccorso, ma probabilmente siccome non ci sono delle segnaletiche adeguate, abbiamo chiesto alle medici del pronto soccorso di poter anche guidare, mettere delle segnaletiche per individuare più facilmente i servizi igienici. La diagnostica che arriva in ritardo, ma sappiamo bene che ci sono dei codici di accesso e sappiamo benissimo che tutte le branche specialistiche sono a servizio di tutto l'ospedale, non certamente soltanto il pronto soccorso, anche se il pronto soccorso ha sicuramente una priorità per ciò che concerne la diagnostica. Io penso che la politica dovrebbe invece provvedere ad implementare i nosocomi di altre province, affinché questo potenziamento serva a decongestionare anche il Santeria di Caltanissetta. Anche se molti preferiscono venire a Santeria, come diceva il dottore Macaluso, perché al Santeria chiaramente ci sono molte branche specialistiche. La chiusura però, come diceva anche il dottore Amico, la chiusura di altri pronto soccorsi della nostra provincia, come quello di San Cataldo, ha anche decretato un incremento forte di presenza al pronto soccorso di Caltanissetta. Siamo passati da 15.000 a 35.000 dalla chiusura del pronto soccorso di San Cataldo.